Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi per voi andrò ad assaggiare queste patatine qui, che sono le Crab and Chips, che sarebbero delle chips di tapioca, quindi un ingrediente un pochino strano, al gusto di gamberetto. Le trovate solo a questo gusto, non dovrebbe piacermi in teoria perché non sono una grande amante di pesce, crostacei, eccetera. Per cui vedremo come saranno. Vi faccio vedere da vicino la confezione, sono appunto chips di tapioca, c'è scritto soltanto dietro in realtà dove ci sono gli ingredienti, sono fritte in olio di girasole e vi lascio appunto anche i valori nutrizionali. Quindi direi di andare ad aprire. Come profumo non è male in realtà, ve le faccio vedere, sono appunto così, belle bianche, sembrano un po' delle nuvolette. Devo ammettere che l'odore non è malaccio, pur essendo ai gamberetti, non sembrano molto, non puzzano di pesce, tanto per capirci. Quindi, assaggiamo. Devo ammettere, mi hanno stupito non male, perché hanno veramente un sapore molto molto leggero di gamberetto, quasi non si sente, quindi se cercate qualcosa che sappia espressamente di gamberetto, forse non fanno al caso vostro, però se volete provarle e non siete una grande amante del pesce come la sottoscritta, potete comunque provarle perché non hanno un sapore troppo invadente. In teoria sono anche abbastanza leggere, penso, quindi perché no? Bene ragazzi, spero che abbiate trovato interessante e utile questo video. Se magari pensavate di prendere queste patatine, non sapevate, eravate un po' indecisi. Se le avete invece già assaggiate e magari avete un'opinione diversa dalla mia, fatemelo sapere in un commento qua sotto. Se volete suggerirmi qualcosa da assaggiare, fatemelo sempre sapere in un commento qua sotto. In descrizione trovate il link a tutti i miei social per seguirmi nelle mie avventure al di fuori dei video di YouTube. Detto questo, io vi saluto e vi dico, have a nice life!